Buon pomeriggio a tutti e a tutte, il mio saluto più affettuoso ai familiari del professor De Mauro, la moglie, la moglie Silvana Ferreri, i figli Giovanni e Sabina, gli altri membri della famiglia che sono qui presenti. Saluto e ringrazio i relatori che interverranno tra poco. La ministra Valeria Fedeli, ci raggiungerà anche il Ministro Franceschini tra poco, il professor Cassese Walter Beltroni la Presidente onoraria dell'Accademia della Crusca, Nicoletta Maraschio, e poi abbiamo la deputata della Commissione Giustizia, Fabrizia Giuliani, che insieme all'Onorevole Verini, Walter Verini, ha promosso questo nostro incontro. Ringrazio i tanti deputati e deputate presenti, tutti voi che avete accettato il nostro invito a essere qui oggi pomeriggio. Ecco, si diceva prima, mentre arrivavamo qui, che era, era appropriato fare questo ricordo qui alla Camera dei Deputati. Eh, mi piace che questo ricordo sia stato fatto qui a tre mesi dalla scomparsa e sicuramente perché, perché il professor De Mauro è stato sempre un uomo delle istituzioni, molto vicino alle istituzioni ed è stato anche ministro della pubblica istruzione nel secondo governo Amato, quindi tra il 2000 e il 2001. Ma anche perché, anche perché i temi a lui cari, su cui ha studiato, a cui ha dedicato una vita, che sono i problemi dell'insufficiente sviluppo culturale del nostro paese, ecco, sono io ritengo essenziali per capire anche le cause, le cause della crisi, le cause della crisi economica, politica e anche sociale. Quindi il uno sviluppo insufficiente dal punto di vista culturale è alla base di una realtà difficile che oggi noi viviamo e parlare di de Mauro qui nel luogo cardine principe della democrazia significa interrogarsi su alcuni elementi di fragilità della nostra vita democratica e perché oggi appunto attecchiscono così facilmente alcune semplificazioni che tanto sono come dire, utilizzate dai populisti. Come mai questo avviene? La semplificazione, no? eh, quell'esercizio per cui tutto è semplice quando invece i problemi sono molto complicati. E questa semplicità piace alle persone, fa consenso. Come mai questo avviene? In un mondo complicato, persone che hanno strumenti culturali non dovrebbero eh, abbracciare soluzioni semplici. E invece questo avviene. E parlare di De Mauro oggi significa parlare di un sistema dell'istruzione e della formazione come un luogo in cui le diseguaglianze vengono superate eh? l'ascensore sociale, l'ascensore sociale che funziona quando c'è una cultura, una scuola e un'università capaci di metterlo in atto. Quindi a scuola dovremmo essere tutti nelle stesse condizioni e eh, a prescindere dalle famiglie di provenienza avere davanti a noi percorsi fattibili. Questo era uno dei temi in cui appunto De Mauro si soffermava perché perché la democrazia quando questo accade ha un significato concreto, esiste l'ascensore sociale e nelle scuole dà una concretezza appunto al senso di democrazia. E allora ci viene da chiedere se sta funzionando tutto questo, se è così oggi, e io vi devo citare qualche dato. Il dato positivo è che mh, la quota dei giovani che abbandonano precocemente gli studi è scesa nel nostro paese, quindi, questa è una notizia positiva: siamo al 14,7%. Poi però. Ci sono altri dati che invece non ci rassicurano affatto e sono molto preoccupanti. Sono i dati dell'Istat aggiornati al 2015 e che ci dicono che la quota di, eh, di persone tra i 25 e i 64 anni con almeno il diploma di media superiori è pari al 59,9%, mentre la media europea è del 76%. Quindi siamo ben al di sotto. Ma il dato ancora più preoccupante è che il titolo universitario tra i 30 e i 34 anni nel nostro paese è del 25,3%, e siamo a questo punto 13 punti sotto la media europea. Quindi siamo ultimi in classifica. Così come siamo ultimi in classifica per, per risorse. Investite, investite nella scuola e nell'università. Ecco, e quindi questo chiaramente ha poi una conseguenza evidente. Ora, noi ci auguriamo che una importante mh, una iniziativa legislativa che abbiamo, abbiamo introdotto in questa legislatura possa avere un esito positivo. Di che si tratta? Si tratta della dell'introduzione degli indicatori di benessere eco e sostenibile. Cioè noi in questa legislatura abbiamo introdotto la legge di bilancio gli indicatori del benessere eco e sostenibile. Quindi mh, la discussione sulle politiche economiche non si occuperà quindi soltanto delle variazioni di percentuali del PIL, il rapporto deficit PIL, ma anche del benessere delle persone che è un'altra cosa. È un e allora il BES prenderà sicuramente in considerazione l'istruzione e la formazione, perché sono degli indicatori importanti per il benessere delle persone. E quindi questo ci fa pensare che, che la scuola e l'istruzione in generale e l'istruzione universitaria in particolare avranno più peso, più peso, se vogliamo dare la priorità al benessere delle persone, nelle scelte delle politiche generali. Ora, quindi, l'arretatezza culturale del nostro paese è, è un problema, un problema per la nostra competitività. La nostra arretatezza culturale ci penalizza dal punto di vista economico, competitivo e anche in termini di tenuta sociale. E qui vorrei citare le parole del professor De Mauro quando dice che lui batte molto sul basso livello culturale. No? E dice, il funzionamento delle istituzioni. Allora dice, basta dire che si svolgono libere elezioni per essere certi che questo sia un Paese democratico? Si interroga il professor De Mauro. Ma come la mettiamo se questo sistema è esercitato in condizioni di analfabetismo diffuso, la diffusa incapacità di valutare i programmi? Ecco, e penso a questa affermazione in un tempo in cui non si parlava certo di fake news, cioè il basso livello culturale come incide nell'assetto democratico. E oggi più che mai questo tema si impone, perché vedete all'epoca non era all'ordine del giorno, ma oggi sì. Allora io dico che chi decide di produrre fake news lo fa. Perché ci vuole guadagnare, mm? ci si fa un sacco di soldi, gettando panico, creando caos, o perché c'è un'agenda politica. Io invento qualcosa di terribile sul mio uh, oppositore, no? invento e a questo punto lo delegittimo e lo indebolisco. Ecco, penso che quando la politica arriva a questo punto ha toccato veramente il fondo, ma è questo quello che succede. Allora, a me preoccupa questo, ma preoccupa ancora di più il fatto che dall'altra parte ci sia una fragilità culturale. Cioè, le persone ci credono in buona fede, credono alle fake news, i nostri giovani fanno fatica a distinguere un'inserzione pubblicitaria da una notizia verificata. Allora, se questo è il livello culturale, voi capite bene che più si sparano grosse e più seguito c'è certo. Perché non c'è antidoto culturale, non c'è antidoto culturale rispetto a questo. Allora, di nuovo la diffusione del sapere è essenziale in un tema come il nostro, un tempo in cui appunto la, la, quella che viene chiamata la post-verità si impone sulla verità oggettiva dei fatti. E allora penso che per fare argine a questo bisogna riuscire a entrare nelle scuole come il Ministero sta facendo, Valeria ne parlerà diffusamente, per aumentare la cultura della verifica, diffonderla tra i nostri giovani, diffonderla e non cadere nella trappola poi dell'odio, che è il passo successivo. Invento le peggio cose su qualcuno per renderlo inviso e farlo odiare. Allora i nostri eh, giovani spesso si lasciano andare a questa trappola senza andare a verificare se quella notizia Attribuita a qualcuno è vera o non è vera, ci credono e basta, è giù la macchina dell'odio, è giù la macchina dell'odio. Allora, perché sono molto contenta che oggi siamo qui a ricordare il professor De Mauro alla Camera? Perché il professor De Mauro ha fatto parte di una commissione, una commissione che abbiamo voluto istituire qui alla Camera, proprio destinata allo studio dei fenomeni di odio. Mm? odio, razzismo e discriminazione che abbiamo voluto dedicare a Jo Cox Jo Cox deputata laburista uccisa in Inghilterra alla vigilia del referendum proprio perché vittima di odio politico ecco in quella sede in questa commissione il, il professore il professor De Mauro ha elaborato un, un inventario un inventario delle parole d'odio le hate words, parole per ferire, parole per fare male. Ecco, noi questo inventario lo pubblicheremo, lo pubblicheremo in calce alla nostra relazione, la relazione credo che verrà finalizzata prima dell'estate e il nostro compito, oggi più che mai, ritengo sia proprio quello di difendere le parole. Noi dobbiamo difendere le parole da chi ce le vuole espropriare. E chi le vuole macchiare di odio. Ecco, e contro questo sequestro delle parole, noi ci dobbiamo impegnare anche nella memoria del professor De Mauro, che tanto ha dedicato allo studio delle parole. Vi ringrazio. Ringrazio davvero molto la Presidente Boldrini per il ricordo che ha espresso nel suo saluto, ma soprattutto desidero ringraziarla per aver accolto la celebrazione in questa sala, per averci accolto. Rivolgo un saluto anche ai nostri ospiti, ai relatrici, ai relatori, ai membri del Governo, alle personalità della cultura, della società e della politica che hanno voluto accogliere il nostro invito. E naturalmente desidero salutare e ringraziare particolarmente la famiglia di De Mauro e dunque Silvana, Giovanni e Sabina che hanno condiviso anche l'organizzazione di questo incontro che insieme al collega Walter Verini abbiamo voluto promuovere. Vorrei esprimere brevemente, prima di dare la parola al professor Cassese, iniziare davvero questo momento di ricordo, le ragioni che ci hanno spinto appunto a promuoverlo. De Mauro è stato indubbiamente un intellettuale pubblico, nel suo senso migliore, nel senso più forte della, tra della tradizione italiana. Del resto il riconoscimento di questo tratto è stato unanime nelle testimonianze che si sono succedute nei mesi successivi alla sua scomparsa. E non poteva che essere così, perché l'opera di De Mauro, qualunque direttrice si seguisse, ha segnato in modo molto profondo la nostra storia repubblicana ha influito sulla cultura e sul sapere, nelle scienze, nella storia, nella filosofia, innovandolo, condizionandone concretamente percorsi e orientamenti. Ma sarebbe a mio avviso davvero un errore fermare qui l'analisi, perché l'opera di De Mauro ha influito profondamente nei luoghi della vita pubblica, della vita collettiva, non solo quelli dove il sapere prende forma e si trasmette, dunque la scuola, l'università, i luoghi della formazione. Ma anche nei luoghi della vita politica e della vita democratica, i luoghi dove si discute, si prendono decisioni, si delineano progetti di trasformazione, riforme e anche dove ci si misura con il loro concreto governo. È in questo senso, dunque, che certo con la sua autonomia, con la sua autonomia culturale, con la sua originalità, con il suo rigore, De Mauro è stato un uomo delle istituzioni. Ed era giusto e doveroso celebrare qui a più voci la ricchezza della sua opera. La cifra del suo impegno ha azzerato confini sui quali siamo abituati a appoggiare. Si può distinguere, ma non separare, De Mauro, de Mauro linguista di fama internazionale, che traduce Saussure, sprovincializzando gli studi italiani, dall'intellettuale chiamato al Ministero della Pubblica Istruzione per il suo impegno sulle politiche educative l'autore di manuali tradotti in decine di lingue, dei primi studi di semantica, dal professore che visita Barbiana, incontra Don Milani e non si stanca di ripetere che solo la piena conoscenza della lingua consente la padronanza sulla propria vita. Che per capire davvero che cosa siano oggi l'uguaglianza e la diseguaglianza in un paese dove i mestieri possono passare di padre in figlio, si parli di botteghe, cattedre o fabbriche, bisogna ripartire dalla scuola. Non è stato semplice far passare il suo messaggio. Le culture politiche protagoniste del Novecento si fondavano su paradigmi che faticavano a comprendere una prospettiva fondata sulla lingua e sull'educazione. Affermare, come amava fare Tullio, che farsi capire è un dovere, soprattutto per chi sa, che la chiarezza non è un dono del cielo, ma una conquista faticosa, ha voluto dire camminare a lungo controcorrente, certo, a controcorrente. Ma ha voluto anche dire diventare un punto di riferimento importante per generazioni di allievi che lo hanno eletto maestro, per intellettuali, studiosi, insegnanti e cittadini. Alla radice del suo impegno c'è una cosa molto semplice, ma anche molto complessa: c'è un'idea forte della lingua. Tutto ha ruotato intorno alla lingua nella vita intellettuale e politica di Tullio De Mauro, di ciò che essa rappresenta per i singoli e le comunità umane. Una lingua che non può, essere contenuto esterno da veicolare e trasmettere, ma una forma che condiziona l'agire, il peculiare agire con gli altri che è il nostro parlare. Le conseguenze di questa lezione, come ha scritto a più riprese, sono di natura morale e civile e non ascrivibili a singoli ambiti disciplinari, siano essi la linguistica, la pedagogia o oggi l'etica della comunicazione. Per capire di cosa si tratta davvero sono ancora le parole di De Mauro a metterci sulla strada. Dalla comprensione della natura stessa del nostro linguaggio, scriveva in un saggio intorno agli anni 90, uscito nella raccolta Capire le parole, dalla comprensione stessa della natura del nostro linguaggio e delle nostre parole, sorge un ammonimento di tolleranza, di rispetto, di comprensione dell'alterità e diversità delle lingue, come componenti costitutive di quel linguaggio che fa di noi esseri degni del nome di umani. Vi ringrazio. Eh, prima di dare la parola al professor Cassese perché eh, siamo stati raggiunti da due messaggi davvero graditi e importanti. Il primo messaggio viene dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto testimoniare in questa forma la sua presenza qui. In occasione del convegno sull'ascito intellettuale, morale e civile di Tullio De Mauro desidero rivolgere il più cordiale saluto a tutti i presenti e insieme rinnovare la mia vicinanza ai familiari dell'insigne linguista e a quanti intendono proseguirne l'impegno accademico e di ricerca. Il professor De Mauro è stato un vero caposcuola nelle scienze del linguaggio. La sua vasta produzione pubblicistica testimonia non soltanto le straordinarie qualità di studioso, ma anche l'ampiezza del campo di indagine, dalla filologia alla filosofia del linguaggio, dalla pedagogia alla storia della cultura italiana, che ha, appunto, nella lingua un decisivo catalizzatore. Alle straordinarie trasformazioni negli strumenti e nei modi del comunicare, De Mauro ha risposto con intelligenza e capacità di analisi, mettendo le proprie conoscenze a disposizione di quanti intendono affrontare la modernità con animo aperto e spirito critico. Partecipe della vita pubblica, con passione e impegno, si è battuto per ridurre le disuguaglianze nella formazione scolastica, che, condizionando la vita e le opportunità dei giovani, recano danno al Paese. Sergio Mattarella. Ancora un messaggio viene dal Presidente Emerito Giorgio Napolitano. Caro Presidente, mi associo con sentimenti di profonda partecipazione istituzionale e umana all'omaggio che oggi viene reso alla figura di Tullio De Mauro. Il suo così originale apporto agli studi della storia della lingua e della cultura italiana si è collocato in modo incancellabile nelle vicende pluridecennali della politica scolastica e dell'evoluzione dei processi formativi dell'Italia repubblicana. Ed egli ha in particolare concorso combattivamente all'allargamento delle basi culturali e democratiche della sinistra. Lo ricordo con affetto e ammirazione e con schietto senso di amicizia, come interlocutore disponibile aperto, studioso e scrittore, personalità democratica di limpido impegno. Con viva cordialità Giorgio Napolitano. Passo ora la parola al primo relatore, il professor Sabino Cassese, giudice merito della Corte Costituzionale. Nel marzo del 2002 festeggiavamo il settantesimo compleanno di Tullio e Walter Veltroni, sindaco di Roma, Osservò che tutta la sua vita, la vita di Tullio, e dico, leggo le tue parole, è stata giocata su due dimensioni, ricerca e impegno civile. Io non sono un linguista e non vi posso parlare del linguista, non vi potrei parlare della persona, ma cercherò invece di riflettere su quale tipo di intellettuale fosse e... Eh, e in che modo coniugasse questi due aspetti che indicava Walter quel giorno, ricerca e impegno civile, per poi fare qualche rapida riflessione sul posto che gli intellettuali occupano oggi sulla scena del nostro Paese. Brevemente sull'attività sull scientifica. Che era chiusa in 62 anni, 54 eh, 2016, circa mille scritti, ricerche più strettamente specialistiche, quelle di un linguista, per esempio l'uso dell'accusativo del dativo in greco, o i neologismi, o la semantica delle parole, per esempio la parola democrazia, un esordio. Eh, Straordinario nel 1963, molto giovane, con quella ineguagliata storia linguistica dell'Italia unita, che poi viene seguita a 50 anni di distanza dalla storia linguistica dell'Italia repubblicana, linguista e lessicografo, quindi curatore di dizionari, il grande dizionario della lingua italiana, eh, quello dei sinonimi e dei contrari, quello delle parole del futuro, quello delle parole dell'uso. Ecco, in questo modo eh, la persona che oggi onoriamo, eh, come dire, non ha lasciato nessun angolo della nostra lingua. Eh, ha analizzato la lingua della televisione, quella della scienza, quella del diritto, quella dei banchieri, quella dei poeti, quella dell'economia, quella della burocrazia, quella delle bollette delle bollette dell'Enel, quella del computer, quella della Costituzione. La lingua, la storia, i dialetti, l'insegnamento della lingua è quella parlata, è quella scritta, le culture che si esprimono attraverso la lingua fino all'educazione, alla scuola, alla lettura, alla lessicologia, alla storia della linguistica. Insomma, Tullio De Mauro è stato linguista, storico della lingua e della linguistica, lessicografo, storico tucur dell'Italia Unita e infine osservatore dei costumi, perché attraverso la lingua eh, si manifestano i costumi di una nazione. E però tutta questa attività che ho passato così rapidamente in rassegna non racchiude interamente la sua opera, perché eh, la persona che oggi onoriamo non è stato soltanto uno studioso e un insegnante, un educatore. Ma è stato anche quello che gli inglesi chiamano public moralist. E mi riferisco qui al titolo di un, libro, eh, di un, eh, di un bel libro del 1991 di uno storico del pensiero che insegna all'Università di Cambridge sugli intellettuali britannici tra il 1850 e il 1930. O quello che gli americani chiamano invece public intellectual. E qui penso al titolo di un altro libro di soli dieci anni successivo a quello che ho appena citato, sul declino di questa venerabile istituzione, gli intellettuali o intellettuali pubblici. Questo libro opera del professore di diritto di Chicago e poi giudice famoso Richard Posner. Dicevo, una figura, quello dell'intellettuale pubblico, che è contrassegnata da queste caratteristiche. La capacità di far sentire la propria voce fuori dalla ristretta cerchia degli specialisti, pur rimanendo uno specialista, pur continuando a lavorare facendo lavoro specialistico. Secondo, dall'impegno nel ricordare i propri contemporanei alcuni ideali comuni. E infine da una relazione stretta con la sfera pubblica. Antonio Gramsci, come è noto, ne ha ditato uno di questi intellettuali pubblici chiamando Benedetto Croce Papa Laico. Ecco, poi naturalmente ci sono stati Bobbio, Eco, ecco, Croce, Bobbio, Eco, De Mauro, sono stati... Eh, Qui cerco di delineare le caratteristiche di questa figura che è stata impersonata e rappresentata eh, da Tullio De Mauro. Sono stati innanzitutto dei chierici che non hanno tradito, cioè delle persone che hanno continuato a fare senza sosta il proprio mestiere, che è il mestiere del ricercatore, il mestiere dell'educatore. E, per ricordare, il terzo mestiere delineato da von Humboldt del professore universitario, il mestiere del formatore di formatori. Perché, come è noto, eh, non è solo il bravo maestro che fa il buon allievo, ma anche il buon allievo che fa grande il maestro. Ma queste persone, continuando a fare il proprio mestiere, hanno alzato la propria voce. Naturalmente per Tullio De Mauro questa espressione va declinata in un modo particolare, dato in senso metaforico, perché lui preferiva l'ironia e la levità, la capacità di sorridere e di far sorridere, non aveva certo indignazione o, o non era preso dal lacrimoso Weltschmerz dei tedeschi. Anche su altri temi per un altro e più largo pubblico, portando fino adesso giudizi e idealità maturati nella loro attività specialistica. E di questo legame più vasto è un segno il dialogo che Tullio De Mauro aveva stabilito con tante persone. Provo a elencarmi qualcuno, Mario Lodi, Paolo Pasolini, Don Milani, eh, Sebastiano Timpanaro, Gianni Rodari, Camilleri, Carlo Bernardini, Emilio Carroni. Leonardo Sciascia, Alberto Asorrosa, eh, per non dire degli editori, penso a Vito La Terza, penso all'introduzione che lui ha scritto al Pistolario eh, tra Sciascia e Vito La Terza, o con quelli con cui lui aveva stabilito un rapporto di filiazione intellettuale, sono moltissimi naturalmente, ma ne voglio indicare quattro. Carlo Cattaneo, Giacomo Leopardi, Ferdinando Sussure e Antonio Gramsci. La seconda dote di un intellettuale pubblico, e tra questi naturalmente di Tullio De Mauro, è la capacità di dare una risposta ai problemi del proprio tempo, che rende possibile quel più vasto dialogo di cui dicevo poc'anzi. E, e qui, insomma, la persona che noi onoriamo possiamo dire ci ha aiutato a capire l'Italia, la nostra storia, come parlavamo e pensavamo e come parliamo e pensiamo, e attraverso la parola. Come siamo? Eh, come dire, la lingua è stato un espediente, un punto di vista per comprendere l'Italia e gli italiani. Ci ha spiegato quanto lento è stato il progresso dell'italiano e dell'unità del Paese, un paese che si è unificato politicamente ma che si è unificato solo dopo parecchi decenni linguisticamente e che non si è ancora unificato economicamente. Come italofonia e unità siamo andati di pari passo, quale ruolo abbia avuto la scuola in questo progresso e come la televisione ci abbia consentito l'ultimo e decisivo passo. Una terza caratteristica di De Mauro come intellettuale è quella stata, che è stata disegnata così bene da Antonio Gramsci in uno dei suoi quaderni del carcere, cito, il modo di essere del nuovo intellettuale consiste nel mescolarsi attivamente alla vita pratica come costruttore, organizzatore, persuasore permanente. De Mauro, convinto che la lingua è in funzione dell'eguaglianza dei cittadini e della loro partecipazione al sistema politico, importante per l'accesso non solo al sapere, ma anche al potere come mezzo della democrazia, ha sempre unito la teoria alla pratica o cercando di migliorare il linguaggio della burocrazia, naturalmente mi fa piacere di ricordare il suo lavoro per il codice di stile amministrativo o riscrivendo la bolletta dell'Enel o quale ministro dell'istruzione. Ho detto iniziando che avrei terminato con qualche riflessione sul posto degli intellettuali che gli intellettuali occupano oggi sulla scena dei nostri paesi. Ciò che mi accingo a fare vi assicuro molto brevemente, non più di un minuto. Ritengo infatti che nella celebrazione di uno dei nostri maggiori intellettuali non possa mancare uno sguardo d'insieme anche per rispondere a quella riflessione elogiativa di quello studioso inglese che menzionavo prima, il cui nome è italiano, Collini, ma naturalmente gli inglesi lo pronunciano Collini. E a quella critica che noi oggi chiameremmo con un termine non so se quanto gradito a Tullio, declinista di Posner. Ricordo innanzitutto che questo tema, quello del rapporto degli intellettuali con il loro paese, è un tema ricorrente. In una Postilla alla critica del 1921, ripubblicata poi nel 30 in Etica e Politica, Benedetto Croce. Notava che gli estremi democratici, così li chiamava, dovremmo dire forse ora i populisti, dispregiavano e combattevano l'intellettualità. Allora l'avversione contro gli intellettuali si presentava come, sono parole di croce, opposizione della pratica contro la teoria. Ora si presenta come fastidio di chi parla in nome di un mitico e mitizzato popolo verso le élite. Come allora, così ora vi sono difetti dei dispregiatori e difetti degli intellettuali. Dei primi, perché ritengono che tutto sia segnato in un atto di volontà, che non ha bisogno per realizzarsi di pensiero, di analisi, verifiche, ponderazioni, dibattiti, per con no, compromessi e forse anche arretramenti, perché la sola reale virtù è la virtù imperfetta, come tutti noi sappiamo. Nell'altra parte, quella degli intellettuali, io vedo due pericolosi atteggiamenti. Uno, è l'abbandono dei propri studi in nome dell'impegno dell'impegno civile. Ricordo che per mettere in ridicolo gli intellettuali francesi engagés, come si diceva allora, impegnati, erano Sartre e Merleau-Ponty. Il poeta e critico letterario inglese Stephen Spender nel 1958 Scrisse due novelle raccolte in un libro significativamente intitolato Engaged in Writing, come a dire, ricordati di essere impegnato innanzitutto nel tuo mestiere scrivere. L'altro atteggiamento pericoloso è quello di ritenersi, come diceva Gramsci, mosche e cocchiere, mentre i tecnici, i competenti, gli intellettuali. Sono, ricorro ancora all'espressione di croce, ma questa volta di un croce in un articolo del Corriere della sera del 17 ottobre 1948, uomini tra gli uomini e non debbono arrogarsi il diritto di fare diagnosi e dettare ricette pretendendo di avere l'ultima parola. Termino con un'avvertenza, e cioè ricordando che queste riflessioni hanno oggi un peso più forte rispetto a ieri. Perché alla République des Lettres, che era come tutti noi sappiamo, uno spazio virtuale che trascendeva le entità territoriali e riuniva intellettuali europei dopo il Rinascimento. A quella République des lettres, che fu rotta dai nazionalismi del secolo XIX, sta ora seguendo, e questo è uno sviluppo che dobbiamo noi seguire con grande attenzione, il formarsi di quelle che oggi vengono chiamate comunità epistemiche, sociétés savantes, sodalitates literarie che rompono le barriere nazionali e richiedono un nuovo tipo di intellettuali, un nuovo tipo di cui Tullio De Mauro è stato un grande esempio. Ringraziamo davvero il professor Cassese e diamo la parola alla professoressa Nicoletta Maraschio. Grazie, grazie innanzitutto a Silvana Ferreri, Fabrizio Giuliani e Walter Verini che mi hanno invitato a ricordare De Mauro in questa importante occasione istituzionale. Parlerò di lui come ammiratrice, collega, amica affezionata, soffermandomi soprattutto sul De Mauro linguista, sul suo interesse per le parole per la parte, cioè, più mobile e cangiante della lingua e sulla sua importantissima attività lessicografica. Non ho attualmente una veste istituzionale, ma sono veramente orgogliosa di ricordare qui che Tullio De Mauro è diventato accademico ordinario della Crusca nel 2009, durante la mia presidenza, dopo che nel 2005, con Francesco Sabatini presidente, era entrato a farne parte. Porto qui i saluti di Francesco Sabatini e quello dell'attuale presidente dell'accademia, Claudio Marazzini. Essere accademico della Crusca non è un titolo onorifico, significa collaborare con un centro di ricerca impegnato da secoli in un'impresa collettiva, ciclopica quella di fare, rifare, aggiornare un grande vocabolario storico nazionale e attualmente di avviarne uno post unitario. In Accademia da sempre si sono raccolte, selezionate, ordinate, tesaurizzate parole. Una lingua è come un oceano, dicevano i cruscanti, per attraversarlo occorrono regole e navigatori esperti. De Mauro ci ha insegnato che le parole, nella loro mobilità e continuità, rispecchiano la storia, le stratificazioni, i cambiamenti e le permanenze culturali e sociali di un paese e le parole possono anche creare una nuova realtà oppure essere evocative di realtà. Stimoli potenti per fare riemergere alla memoria storie, persone, paesaggi, case, arredi domestici, cibi, affetti, come mirabilmente ci ha mostrato Tullio De Mauro nel suo piccolo grande libro Parole di giorni lontane, pubblicato, e non è certo un caso, nello stesso anno del suo dizionarietto di parole del futuro, il 2006. Il passato e il futuro, il professore e lo scrittore sono emblematicamente uniti in questi due libri, come in altre occasioni lo sono stati il filosofo del linguaggio, lo storico della lingua italiana, lo studioso di Saussure. In un recente convegno in Crusca a lui dedicato, Lorenzo Renzi ci ha ricordato che Saussure viaggia per il mondo con il commento di Tullio De Mauro tradotto in tante lingue, anche in francese. Ci manca Tullio De Mauro, la sua capacità straordinaria di coniugare mi collego a quello che è stato appena detto insegnamento, ricerca e impegno civile e politico, teoria e prassi, riflessione teorica sulle lingue naturali, sul loro non essere codici sulla loro indeterminatezza, sulle infinite variazioni di significato e insieme la descrizione puntuale degli usi linguistici concreti, il suo sapere fare storia linguistica in modo nuovo utilizzando le fonti più disparate e anticipando metodi che la sociolinguistica avrebbe usato anni dopo il suo impegno per valorizzare i dialetti e le lingue di minoranza accanto al lavoro accanito, indefesso sull'italiano, soprattutto attraverso i dizionari, ma naturalmente nella scuola, per un'educazione linguistica democratica e negli usi pubblici, per la trasparenza, per capire e farsi capire. Se è vero che il lessico è quel settore della lingua in cui maggiormente si esercita la creatività del singolo parlante e quello in cui si esercita l'infinita creatività della lingua che, come dice De Mauro, è istituzionalmente predisposta al cambiamento, non ci meravigliamo per nulla che proprio il lessico e la semantica siano stati i campi della linguistica che Tullio ha privilegiato nella sua ricerca, pubblicando alcuni dei vocabolari più importanti degli ultimi decenni, dal vocabolario di base dell'Ottanta al grande dizionario italiano dell'uso, Gradit, del 99 in sei volumi e poi ampliato in otto, fino al nuovo vocabolario di base che da dicembre è consultabile dal sito di Internazionale. Alla base del suo lavoro lessicografico e dei suoi moltissimi libri, Sabino Cassese li ha ricordati, ma vorrei sottolineare che molti dei suoi articoli, saggi, interventi sono apparsi nelle sedi più disparate, non accademiche. Alla base di tutto questo suo lavoro c'è un'idea originale di lingua, lingua come oggetto semiotico singolare, caratterizzato da una innovatività permanente, che si manifesta di continuo nella varietà dei suoi usi. Una lingua, attraverso l'estendibilità dei significati delle sue parole, offre a chi la parla strumenti per lottare contro l'inesprimibile, offre strumenti per assumere esperienze inedite. La lingua risponde a un'esigenza etica di rapporto, di dialogo reale tra le persone. In una certa fase dei nostri studi con Chomsky e la sua scuola sembrava che solo la sintassi fosse degna della ricerca linguistica più più sofisticata. Certo è stato molto importante questo recupero, ma De Mauro ha contribuito a riportare in primo piano il lessico, a rifondare insieme ad altri singole istituzioni la lessicografia italiana. Nella mia biblioteca. In un disordine che riconosco quasi patologico, riesco sempre, miracolosamente, a trovare i libri ai quali sono più legata, scientificamente e affettivamente. I libri di De Mauro sono accanto a quelli di Giovanni Nencioni, il mio maestro, che è stato per me il tramite scientifico e affettivo verso Tullio. Erano molto uniti, da una grande stima reciproca. Tutti i giorni vedo, proprio vicino al mio tavolo, un piccolo libro rosso. I miei allievi, alcuni linguisti, amici, me lo invidiano perché è un libricino che non ha avuto grande diffusione. Si intitola Primo tesoro della letteratura italiana del Novecento a Cura di Tullio De Mauro. Si tratta di un corpus o tesoro tesaurus dei romanzi che hanno concorso dal 1947 al 2006 al premio Strega, che, come sappiamo, è stato autorevolmente presieduto negli ultimi anni da Tullio De Mauro. Cito le sue parole introduttive, che come sempre nella loro sinteticità, chiarezza ed efficacia comunicativa illustrano perfettamente il progetto e lo collocano in un momento speciale della nostra storia linguistica. Questa impresa, dice Tullio, scuserete la lunghezza della citazione, ma il brano ne lo merita. Questa impresa pareva che rendesse possibile integrare in modo consistente e su un terreno non banale le nostre conoscenze del lessico, della sintassi, delle variazioni e dell'uso dell'italiano contemporaneo elaborato e riflesso nelle opere di scrittrici e scrittori in una fase di cui forse non è ancora chiara la portata epocale un popolo senza scuola. Il 58,2% degli adulti negli anni 50 era privo anche della sola licenza alimentare. Ha quadruplicato i suoi livelli di istruzione. Una società di base agricola si è industrializzata e poi trasformata in società di servizi. Un popolo per cui l'uso abituale della lingua nazionale era ristretto negli stessi anni 50 a percentuale non superiore al 18% e in molti dialetti erano l'unico strumento di comunicazione parlata. Si è conquistato al 95% il diritto di parlare la lingua nazionale, pur accanto ad essa per il 60% la capacità di usare uno dei dialetti. E tu li osserva. Nessun paese europeo e del nord del mondo ha compiuto così rapidamente un cammino altrettanto lungo. Che parte ha avuto la letteratura in prosa in questo cammino? In che misura vi ha concorso? Quanto lo ha registrato? E ciò che con questo primo tesoro potrà aiutare a comprendere? Fine della citazione. È possibile riconoscere in questo brano alcuni degli aspetti che più caratterizzano la figura di Tullio De Mauro linguista, grande lessicografo ma anche grande storico, l'attenzione sempre vigile al cambiamento linguistico e sociale, lo sguardo ampio su tutte le variazioni dell'uso e sull'intero spazio linguistico, il parlato e lo scritto, l'italiano popolare accanto a quello letterario. Ma anche la costruzione di strumenti che permettono di evitare giudizi impressionistici su fenomeni complessi come quelli linguistici e consentono invece un'analisi approfondita e giudizi empiricamente fondati su dati certi. L'intuizione del lessicografo oggi non basta più. In molti studi recenti, in particolare nella storia linguistica dell'Italia repubblicana del 14, De Mauro ha ribadito che il momento storico che stiamo vivendo rappresenta in Italia, dopo millenni di divisioni linguistiche, una fase nuova, di massima convergenza verso una stessa lingua. Una convergenza che naturalmente non significa monolinguismo, né tantomeno omogeneità, come temeva Pasolini. Da una parte le tante lingue d'Italia, Italiano, dialetti, lingue di minoranza continuano a convivere le une accanto alle altre e il repertorio nazionale si è anzi arricchito di molte altre lingue portate dalle migliaia di migranti che hanno scelto di vivere nel nostro paese. Dall'altra, l'italiano appare diversificato al suo interno in tante varietà, ancora anche di tipo regionale, benché la polimorfia, devo, debbo, stamane, stamani, stamattina, questa mattina, tende. A diminuire e il sistema morfosintattico tende a semplificarsi. Il problema più grave è rappresentato, l'abbiamo sentito anche prima: Tullio non si è mai stancato di ripeterlo, dalle vecchie e nuove diseguaglianze. Cito. Nel parlare, nello scrivere e nel comprendere è ancora privilegio di pochi il possesso degli strumenti di cultura necessari a mettere pienamente a frutto le ricche e complesse risorse del patrimonio linguistico comune. Tullio aveva fiducia nella scuola. Credeva che la, la scuola, la formazione iniziale permanente degli insegnanti, su cui certo si dovrebbe investire molto di più, l'educazione degli adulti potesse fare molto in questa direzione, anche contro l'analfabetismo di ritorno continuamente denunciato. Ancora le due facce di Tullio. Il riconoscimento ottimistico di un fatto estremamente positivo. Nel nostro Paese è avvenuta una vera e propria rivoluzione purtroppo non avvertita da molti e insieme il riconoscimento pessimistico di un dato estremamente negativo. Il permanere, in alcuni casi, il crescere delle diseguaglianze che impediscono a troppi il possesso pieno della lingua e quindi una cittadinanza attiva ostacolando così realizzarsi di una democrazia compiuta. Tullio De Mauro non si è mai risparmiato, ha speso tutte le sue energie, usato la sua intelligenza e gliene siamo immensamente grati perché si realizzasse l'articolo 3, secondo comma della nostra Costituzione, quello che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'eguale esercizio dei diritti da parte dei cittadini. E l'ha fatto in primo luogo, mi piace, ripercorrere in questo la strada eh, seguita da Sabino Cassese e l'ha fatto in primo luogo come studioso, creando gli strumenti per una migliore conoscenza e quindi una maggiore consapevolezza della ricchezza dell'Italia linguistica nel suo insieme e dell'italiano in particolare. Nella creazione di questi strumenti e nell'utilizzo sistematico della statistica linguistica, De Mauro è stato all'avanguardia in Italia. I numeri e le parole per riprendere il libro, il titolo di un bel libro curato con Isabella Chiari nel 2005. Vorrei ricordare qui il lessico di frequenza dell'italiano parlato del 93, costruito insieme a giovani ricercatori, Mancini, Vedovelli, Voghera, che è diventato modello per altre imprese lessicografiche analoghe. Ma più in generale è stato di straordinaria importanza il ricorso costante alla statistica linguistica nella sua fabbrica officina di fino all'ultimo, il nuovo vocabolario di base dell'italiano. La statistica gli ha consentito l'introduzione di marche d'uso e la distinzione tra lessico fondamentale, d'alto uso, alta disponibilità, cioè tra lessico di base e uno che non lo è. Gli ha consentito cioè di fornire un quadro realistico della complessa stratificazione del vocabolario italiano non solo, ma anche dal punto di vista applicativo gli ha consentito di fornire a tutti e non solo agli specialisti una guida per parlare e scrivere in modo chiaro e trasparente, usando preferibilmente le parole del lessico di base e non quelle periferiche, inutili tecnicismi, burocratismi, forestierismi, aulicismi, proprio come hanno fatto i nostri padri costituenti. La lingua della Costituzione è un tema che De Mauro ha studiato a fondo e ha ha significativamente ripreso nella sua ultima storia, quella dell'Italia repubblicana. In percentuale il lessico della Costituzione è dato per il 74% dal vocabolario di base e solo per il 26% dal vocabolario non di base. Una percentuale altissima di vocabolario di base, quindi, rispetto alle consuetudini del corpus legislativo italiano, una leggibilità ed un'accessibilità eccezionali della nostra la Costituzione scrive De Mauro la giuridicità della carta sta proprio in questa efficacia garantita dalla sua nitidezza le parole e i numeri, ma anche i fatti e i numeri, statistica lessicale e statistica demografica. Lo sappiamo bene, questa è una delle componenti fondamentali del suo capolavoro, la storia linguistica dell'Italia Unita, che ha cambiato completamente la nostra percezione della storia linguistica italiana dopo l'unità. Per l'attenzione di De Mauro alle persone come protagoniste indiscusse della storia linguistica del nostro Paese, agli usi linguistici individuali e collettivi nel loro nel loro mutare, ma anche nella loro continuità. Per questo aspetto, quella della continuità, basti pensare all'attenzione di De Mauro per la lingua di Dante e ai suoi molti studi sul latino e latinismi come elementi fondamentali dell'essico italiano. Tullio ha poi approfondito questo aspetto nel Gradit facendoci vedere da una parte il rinnovamento radicale novecentesco del vocabolario italiano nel suo insieme, delle 250.000 parole raccolte, circa il. 50% sono nuove nel Novecento, dall'altra la continuità straordinaria della nostra lingua che per quanto riguarda invece il vocabolario di base è ancora per l'80% quella di, di Dante. A proposito di questo capolavoro, Nencioni ha acutamente sottolineato che la, la profonda preparazione linguistica di Tullio di Mauro De Mauro ha dato, cito, autorità scientifica e forza suasiva alla passione con cui egli viveva una nuovissima vicenda della nazione, alzandola da questione accademica a ciò che veramente era una questione politica. Il successo del libro è anche legato a una scelta strutturale, narrazione da una parte, documentazione dall'altra, criticata da molti, ma che De Mauro ha rivendicato anche recentemente a Firenze in occasione del convegno organizzato dalla Crusca, dalla Società Linguistica Italiana e dalle altre principali associazioni linguistiche per festeggiare i 50 anni della storia. Cito De Mauro. Se vogliamo mettere alla prova quello che diciamo, dobbiamo offrire una lettura di primo livello che sia affabile per chi non è uno specialista. Niente note a piedi pagina, niente vedi anche ma confronta però ma contro o contro. Solo per chi è specializzato e vuole andare a fondo è giusto che ci sia un apparato documentale. Tullio De Mauro ci manca, ci mancano la sua ironia, il suo saper scherzare, la capacità di fare progetti e lavorare con gli altri. Anche voglio sottolinearlo in modo particolare con tanti giovani e con le donne. Ci manca la sua capacità divulgativa, ci manca la sua mente aperta, il suo coraggio, nel superare barriere disciplinari sempre più condizionanti, il suo interesse per la scienza e soprattutto per le correlazioni tra linguaggio, e lingue e scienze. In un piccolo libro abbastanza recente, in principio c'era la parola 2009, dopo aver citato Aristotele, Wittgenstein, due suoi filosofi, è significativo che Tullio citi Einstein, uno scienziato, per insistere sulla lingua come socialità. Cito, la maggior parte di quanto sappiamo e crediamo di sapere ci è stata insegnata da altri per mezzo di una lingua che altri hanno creato e ancora, senza la lingua la nostra facoltà di pensare sarebbe assai meschina e paragonabile a quella degli altri animali superiori. E poco più avanti sulla situazione di oggi, caratterizzata da fenomeni globali e della presenza diffusa e costante di Internet, le sue parole, i cambiamenti che hanno investito il mondo, la società e le nostre conoscenze negli ultimi decenni, hanno ridefinito il ruolo che le lingue svolgono nella comunicazione umana. Una volta di più ha trovato conferma l'assoluta centralità del rapporto tra lingua, società e naturalità degli esseri umani. Credo che non si so sottolinei mai abbastanza l'impegno di De Mauro nel cercare di fare capire a tutti la centralità della lingua, in particolare della lingua materna e della ricerca linguistica nella nostra società. L'ha fatto come studioso e come politico, attraverso iniziative diverse, a cominciare dalla fondazione della Società di Linguistica Italiana e del GISCE. Ci manca la sua disponibilità ad essere presente, discutere, riflettere con gli altri in mille occasioni. Ci manca la sua generosità, testimoniata tra l'altro dalle moltissime prefazioni che ha scritto per libri di altri, spesso giovani o studiosi fuori dal circuito accademico. Ci mancano i suoi paradossi, come l'attacco della guida all'uso delle parole, e cito dall'edizione del 97. E chiudo. Parlare non è necessario. Scrivere lo è ancora meno. Per milioni di anni gli, gli antenati degli esseri della specie umana hanno vissuto sulla Terra gridando come gli animali, ma senza parlare. Ma poi conclude smettendo del tutto quell'inizio e concludo anch'io. Poeti e saggi di varie epoche e paesi hanno lodato il silenzio e ne hanno scritto veri e propri elogi. E in varie lingue c'è un proverbio simile al nostro che ammonisce: silenzio è d'oro la parola d'argento. Ma senza le parole, nessuno e niente, né saggi né poeti né proverbi, potrebbero lodare il silenzio. E nemmeno questo capitolo avrebbe potuto cominciare ricordando che parlare non è necessario. Ma parlare è necessario, così come è necessario ascoltare. Ascoltare, leggere e scrivere le quattro abilità linguistiche di base sulle quali De Mauro ha tanto insistito, perché è solo la lingua che fa eguali. È significativo che Tullio abbia sentito il bisogno di citare ancora una volta Don Milani in apertura della sua ultima storia. Grazie. Ringrazio molto la professoressa Maraschio per questo contributo così esaustivo e do la parola a Walter Veltroni. Qual è la percentuale degli italiani che ha una comprensione dei discorsi politici o che capisca come funzioni la politica italiana? È certamente inferiore al 30%. Proprio qui, in quest'Aula, in questo luogo... Abbiamo il dovere di tenere bene a mente queste parole amare di Tullio pronunciate solo un anno fa. Tullio De Mauro ha combattuto tutta la sua vita contro quel virus silente e malefico, l'ignorare, che non smette di colpire il nostro Paese. Tullio si sforzava di richiamare l'attenzione su quello che viene scientificamente definito come analfabetismo funzionale, che non è l'incapacità di leggere e scrivere ma quella di comprendere e di usare le parole in modo appropriato. Secondo Tullio e secondo gli studi comparativi internazionali, due italiani su tre non sono in grado di capire un testo scritto o di decodificare il significato di un discorso complesso. Cos'è il Jobs Act? Cos'è l'Italicum? Cosa significa obliterare il biglietto? E ancora cos'è il cuneo fiscale? Totò, del quale ricorre un anniversario che merita di essere ricordato, avrebbe detto che lui era un uomo di mondo perché aveva fatto tre anni in militare a Cuneo. Ma dall'Italia del principe de Curtis a quella di oggi si sono fatti enormi passi in avanti. Passi che Tullio ha così descritto: se svolta c'è stata in merito delle spinte della vita democratica. L'aver favorito la corsa verso livelli più alti di istruzione, una corsa non, non programmata, Perfino in parte non desiderata dai gruppi dirigenti, e che però c'è stata e oggi ci ha fornito livelli di scolarità abbastanza alti. Nel 1950, continua Tullio, avevamo lo stesso indice di scolarità dei paesi sottosviluppati, tre anni circa di scuola a testa, distribuiti tra chi aveva la laurea e la massa enorme di chi aveva bassi livelli di istruzione. Oggi, con quasi 13 anni di scuola a testa, Abbiamo un indice di scolarità dei paesi ad alto sviluppo. Nessun paese è riuscito a fare una corsa simile. È un tratto specifico dell'Italia, una voglia che c'è stata e forse c'è ancora. Fine della citazione. Per un lungo tempo della nostra storia il paese è cresciuto in sapere e consapevolezza. E questo spiega perché molte barriere assurde sono cadute, perché si è capito che le Madonne non piangevano se qualcuno votava comunista. E perché si è capito che il magnifico sol dell'avvenire era lontano e forse impossibile come la conquista dell'orizzonte. Il Paese che aveva imparato a leggere e a scrivere chiedeva ora più libertà, pensava di più, aveva più senso critico, voleva partecipare del suo destino. Le leggi sul divorzio e quella sull'aborto, lo Statuto dei lavoratori, sono, con molte altre, figlie di quel Paese più consapevole. Ci sono degli eroi di questa campagna di modernizzazione e di giustizia sociale. In primo luogo quelli sconosciuti, senza nome, generazioni di maestri e professori che arrampicandosi per strade sterrate andavano a insegnare le aste e le vocali a ragazzi figli di chi non aveva avuto questa stessa possibilità. Alberto Manzi che usando gessetti neri su lavagne bianche fece della televisione uno strumento di crescita e non di regresso culturale. Un prete che facendo scuola in cima a una collina e scrivendo a una professoressa con i suoi ragazzi proletari, fece capire che il primo 68 da fare era proprio quello delle parole. Perché, come diceva don Lorenzo Milani, il mondo ingiusto l'hanno da raddrizzare i poveri e lo raddrizzeranno solo quando l'avranno giudicato e condannato con mente aperta e sveglia, come la può avere solo un povero che è andato a scuola. E infine un giovane studente, poi un professore. Un ragazzo, poi un uomo, con un sorriso inclusivo e una gran voglia di cambiare le persone e il mondo. Uno studioso sopraffino, capace di esplorare lingue e dialetti, di metterli in relazione con la storia e con il costume degli italiani. Questo e molto altro è stato Tullio De Mauro. Ha vissuto una vita bellissima, piena anche di durezze e di dolori, come è naturale che sia, ma piena di meraviglie piena di pensieri, di studi, di intuizioni, di impegno, di battaglie. È stato educatore, saggista, commentatore e poi assessore, ministro, presidente di importanti istituzioni culturali. Si è occupato di letteratura e di tecnologie, di progresso e di giustizia sociale. Esiste una vita più piena. Confesso di amare più di tutte le altre le persone lievi, quelle che volano come una piuma, non quelle che si sentono macigni. Tullio era una persona accogliente e gentile, doti ormai rare. Era un uomo di rigidi principi e di grande moralità, doti ormai rare. Era un militante politico e civile appassionato e disinteressato, due cose che spesso vanno insieme. Ma qui, in queste poche righe che mancano alla fine, vorrei dire ancora una cosa. Tullio sapeva, sperava, che gli italiani sapessero che non fossero nelle condizioni di subire le parole e di non trovare quelle giuste. E lo faceva non solo per amore della lingua. No, Tullio sapeva che in primo luogo la scuola è l'alba della giustizia sociale. Se non ci sono pari opportunità lì, non ci sarà giorno per una comunità umana. Se pochi sanno e tanti non sanno, la società non può che finire con l'essere diseguale, ingiusta e dunque insopportabile da vivere. Ma c'è ancora qualcosa di più. L'analfabetismo funzionale impedisce di capire la complessità delle cose, impone la semplificazione estrema, la riduzione di tutto a niente. Il bracciante che imparava a leggere entrava in contatto con un mondo complesso che poi però gli avrebbe consentito di capire i suoi diritti. Il dubbio, anima della democrazia, è figlio della complessità. A me non piacciono i pollici su e giù. Speravamo di avere lasciati sugli spalti del Colosseo e invece sembrano tornare. Forma di riduzione della realtà, delle conoscenze e delle opinioni. Le cose vengono prima semplificate, poi gridate, poi, statene certi, verranno imposte come unica verità plausibile. Le dittature hanno bruciato i libri perché volevano cancellare la forza incomprimibile delle parole. Oggi invece si rischia di, di bruciare la comprensione della complessità. Più un popolo è privo di sapere e di dubbio, più è esposto al primo demagogo, al primo urlatore, alla prima avventura capace di semplificare tutto e di assomigliare alle poche parole che ci restano. Era semplice dire che gli ebrei erano una minaccia. Bastavano poche parole, come sempre, per evocare il più pericoloso dei sentimenti popolari, la paura. Invece gli altri, che sono la nostra libertà, richiedono di essere compresi e accolti. Tullio ha detto una volta, non bisogna usare le, le parole sbagliate, ma nemmeno avere paura di chiamare le cose con il loro nome. Una parola come immigrato è una parola buona, non cattiva. E tali dobbiamo considerare queste persone che arrivano qui per lavorare, per vivere, sperando di vivere meglio e sperando che non sia una delusione per loro e per noi. In partenza sono degli immigrati che diventano poi, speriamo, cittadini a pieno diritto. Che belle sono le parole di chi accoglie, di chi sente di essere parte, di chi apre le porte e non costruisce muri. La vita bellissima di Tullio De Mauro, grande intellettuale italiano, è stata volta non solo a dimostrare il valore del sapere e della cultura. Con la sua fatica Tullio ci ha voluto dire una cosa semplice e chiara. Ci ha voluto dire che quando parliamo del valore delle parole e della conoscenza non stiamo parlando di linguistica, stiamo parlando di democrazia. Grazie. Do ora la parola alla Ministra per l'Istruzione e la Ricerca Valeria Fedeli. Scuso la Presidente Boldrini perché so che deve andare a presiedere l'Aula e dunque ad assolvere ai suoi compiti istituzionali. La ringraziamo per aver potuto restare con noi sino ad ora. Saluto e ringrazio chi ha organizzato questo appuntamento importante, saluto in particolare la famiglia. Tullio De Mauro, il professor Tullio De Mauro, è venuto a mancare tre mesi fa e la sua scomparsa si fa sentire più forte e più dolorosa che mai in una giornata come questa. Noi però siamo i fortunati eredi del suo straordinario patrimonio fatto di pensieri, di studi, di ricerche, un patrimonio che è destinato a durare nel tempo attraverso i suoi allievi le istituzioni educative, le tante cittadine e cittadini italiani che hanno imparato a conoscerlo o personalmente, come è capitato anche a me, ma anche a conoscerlo nei suoi libri. Studi impegnativi sul linguaggio e sulle lingue, prima fra tutte quella nazionale, ma studi che hanno finito ben presto col toccare ogni settore vitale della nostra società, come eredi di quel patrimonio. Abbiamo il dovere di mantenerlo vivo, il suo impegno, e farne occasione di crescita anche oggi condivisa per il nostro Paese. Linguistica e democrazia erano i pilastri profondamente connessi e intersecati tra loro, su cui si fondava l'attività di De Mauro, ling linguista instaccabile, studioso, politico ed ex ministro della pubblica istruzione. Questo incontro riassume già nel titolo Alfabeto civile, i pensieri e le parole la sua essenza di intellettuale militante. Non elittario, eppure raffinatissimo, quasi un aristocratico del sapere, come pochi ve ne furono. In ciò, degno allievo del suo compianto maestro Antonio Pagliaro. De Mauro si può ben dire, ha insegnato lungo tutta la sua vita una missione di civiltà. Questo titolo traccia il profilo di uno studioso che ha tradotto le proprie analisi e ricerche in interventi lucidi e mirati, a beneficio di tutta la collettività per la costruzione di un'identità italiana per il protagonismo attivo di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, senza emarginazioni di nessun tipo. Un linguista democratico chiamava a parlare della democrazia linguistica, della lingua di tutti e per tutti, con una sensibilità per i dati sociali che lo annoverano, fra l'altro, tra i primissimi negli anni Sessanta, ad essersi occupato di quella disciplina che oggi chiamiamo «sociolinguistica». L'obiettivo rodariano, come scrisse in Minima Scolaria, tutti gli usi della lingua a tutti. Per questo vi ringrazio particolarmente per chi ha organizzato l'incontro qui oggi. Sono stata nominata Ministra dell'Istruzione qualche settimana prima purtroppo della scomparsa di De Mauro. Non sono così riuscita a realizzare la mia intenzione di vederlo e di confrontarmi direttamente con lui sul nostro sistema di educazione e formazione. Ma in omaggio alla sua figura, lo sapete, abbiamo già immediatamente agito e proposto tutti i suoi studi dentro il percorso di istruzione scolastica, sia nelle scuole che nell'università e nella ricerca. E il 31, in occasione sarebbe stato, lo sapete, i suoi. Il compimento dei suoi 85 anni abbiamo fatto una giornata dedicata, qui ringrazio anche Rai 3 di aver partecipato, in cui hanno partecipato tantissime ragazze, tantissimi ragazzi e qui ringrazio le professoresse, i docenti e i presidi che hanno organizzato esattamente quelle sedute di lettura e di riflessione sul suo studio. Ma non abbiamo finito qui, abbiamo anche attivato un lavoro di ricerca interno alla biblioteca del MIUR per rintracciare tutte le evidenze della sua azione di ministro, lo sapete, ha ricoperto l'incarico dall'aprile del 2000 al giugno del 2001 durante il secondo governo amato, un anno solo, ma importante, come lo fu l'anno di un altro indimenticato filosofo ministro, Benedetto Croce, da De Mauro, studiato sin dalle prime prove della sua attività scientifica, come veniva ricordato. Documenti, comunicati stampa, discorsi programmatici, verbali di sedute ci hanno restituito l'immagine di un uomo appassionato, innamorato della cultura del Paese e intenzionato a lavorare su più fronti. Dall'educazione delle ragazze e dei ragazzi a quella delle e degli adulti, per costruire forme di cittadinanza attiva e avvertita, fondamentali per realizzare un'Italia che fosse emanazione concreta dei primi dodici articoli della nostra Costituzione. In termini di sviluppo, crescita. Rispetto dei diritti e pari opportunità, a partire, come già veniva sottolineato, dal nostro sistema di istruzione e formazione, senza rinnegare la nostra storia e le nostre specifiche e differenti tradizioni culturali. Del resto, questa attività lo aveva visto protagonista assoluto sin dai primi anni del suo impegno come pubblicista e come docente universitario. È stato lui stesso, in un'intervista rilasciata a Francesco Erbani per La Terza, a dire, e cito: Qualunque popolazione, anche la più incolta, come diremmo in riferimento alla cultura intellettuale alta, non può non avere una sua capacità di elaborazione culturale. A me pare che questa definizione larga sia utile per lo studio di qualunque cultura e, sempre continuando la citazione, particolarmente preziosa nel caso della frantumata realtà italiana, dove mi pare che ci si orienti con sufficiente sicurezza soltanto tenendo conto delle molte facce che la cultura ha assunto. Tuglio de Mauro ha guardato alle condizioni e alle peculiarità dell'Italia post-unitaria, soprattutto alla realtà dell'Italia uscita dall'ultimo conflitto mondiale, con l'occhio del linguista certamente, ma anche con quello dell'antropologo e del sociologo, attento alla co alla comprensione olistica dei fenomeni che attraversavano il paese. Questa sua prospettiva è stata determinante per esplorare in profondità l'origine dei divari tra le Italie dell'Italia per parafrasare e rovesciare il titolo di un suo fortunato libro e per costruire, sia durante il suo incarico di governo che lungo tutto l'arco della sua attività, pratiche di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico, all o all'analfabetismo di ritorno, che tenessero conto del faticoso e rapido cammino del Paese nella costruzione di un'identità civile fondata sulla lingua comune. Misure che De Mauro riteneva ineludibili per la costruzione di una società unita, solidale, non discriminante e di pari opportunità. Torno a citarlo da una trasmissione per la RAI, Parlare, Leggere e Scrivere, scritta e curata da lui stesso insieme a Umberto Eco, altro grande che ci ha lasciato da poco. La Repubblica ha significato il bisogno di partecipazione, veniva detto in quella trasmissione, la volontà e la capacità di partecipazione, con questo il bisogno di appropriarsi degli strumenti. Della comprensione della lettura, della scrittura e della lingua. Se l'Italia degli anni 50 e 60 del secolo scorso era un paese composto in realtà da tanti Italie, portatrici di culture, valori e tradizioni differenti, la lingua, la capacità di leggere e scrivere, la, possi la possibilità di comprendere sono state il fondamento della costruzione di un sentire civile comune. Questo compito è stato assolto con pervicacia, convinzione e dedizione dalla scuola, dalle maestre e dai maestri che entrando nelle aule hanno insegnato a ragazzi e ragazze a mettersi insieme, sillaba dopo sillaba, a leggere o a far di conto. Tullio De Mauro, durante tutto il suo percorso di studio, di intellettuale, di ministro, ha voluto attestare questo cammino e restituire l'orgoglio alla scuola italiana, valorizzare il lavoro svolto dalle insegnanti per tirar fuori il nostro paese dall'analfabetismo e realizzare condizioni di partecipazione alla vita civile del paese. In un'intervista rilasciata nel 2000, Franco Ghilardi affermava. Bisogna pensare che ancora nel 70 più della metà delle leve giovani non riusciva a completare la scuola dell'obbligo, che da otto anni sulla carta già esisteva. Quindi nel cammino dei decenni 80 e 90, in questo cammino di 20-30 di anni, sono successe delle cose abbastanza straordinarie. Non c'è nessun Paese la cui scuola abbia lavorato altrettanto per accorciare le distanze culturali e scolastiche nella popolazione con un investimento che è molto inferiore a quello di tutti gli altri Paesi europei. Dobbiamo riappropriarci di questa attestazione di stima nei confronti del nostro sistema di istruzione. Dobbiamo tutti noi essere consapevoli della nostra storia per agire con fiducia nei tempi che verranno, consci del fatto che il nostro patrimonio di conoscenze e competenze è vasto, anche se va molto rafforzato, così come ampia la determinazione e l'ambizione degli italiani a crescere, a svilupparsi, a incidere nella società nazionale, europea e globale, con le competenze che ci sono e con le loro intelligenze. Grande è la volontà di partecipare, l'abbiamo dimostrato in passato, come De Mauro ha voluto ricordarci, possiamo e dobbiamo farlo in futuro abbandonando davvero la descrizione del nostro Paese soltanto quello della rassegnazione. Non è un caso che nel discorso del 24 maggio del 2000, in cui esponeva le linee programmatiche del suo di Castero, Tullio De Mauro cominciasse a delineare la sua azione partendo dallo stato dell'arte della società italiana, uno stato dell'arte che non si riduceva all'analisi delle conoscenze e delle competenze degli studenti, ma che guardava oltre. Il percorso di studi, dispersioni scolastiche e abbandoni nella scuola secondaria superiore da una parte, basso livello di scolarità formale della popolazione adulta e sacche di modesta alfabet alfabetizzazione dall'altra. E questa è la fotografia che emergeva. I due fatti, affermava, sono combinati. Il secondo eredita una cattiva o mediocre scolarizzazione del passato, mentre il primo ha tra i fattori più incidenti la bassa qualità culturale dell'ambiente familiare cui appartengono molti studenti che abbandonano prima della licenza dell'obbligo ed anche dopo. Tutto si tiene, come avrebbe detto uno dei maestri che Tullio prediligeva. Ed è su tutti questi fattori che per De Mauro era e sono convinta continua ad essere necessario intervenire. E questo inevitabilmente chiama raccolta a tutti, istituzioni, scuole, famiglie, territori che devono essere resi consapevoli della loro responsabilità per la costruzione di una collettività sana, prospera e protagonista di questi tempi. Una società di pari opportunità in cui ciascuno e ciascuno deve avere la possibilità di essere presente in modo attivo e propositivo, da protagonista, mettendo a frutto le proprie capacità e i propri talenti, in modo uguale. Per De Mauro, infatti, la nozione di sapere era una nozione vasta, che implicava tutte le capacità, non solo verbali, che consentono al cittadino di essere pienamente partecipe della collettività e della storicità in cui si vive. Eguale è che si sa esprimere. Chi sa esprimersi e intende l'opinione altrui, che sia ricco o povero, importa meno, basta che parli, perché è solo la lingua che fa eguali. Le parole sono di Don Lorenzo Milani, ma sono anche il sostrato ideologico e culturale dell'azione di De Mauro, come della nostra in continuità. Vi, vi informo, vi avverto, vi invito: dovete sapere che il prossimo 5 giugno al Ministero. Ho deciso quindi che a sei mesi dalla scomparsa di Tullio De Mauro e a 50 anni dalla morte di Don Milani, anche se so che questo creerà qualche discussione, ma non è importante, noi faremo un evento con il collegamento su tutte e due le figure, collegamento con tutte le scuole e l'università in diretta, esattamente per celebrare questo legame. Nell'intervista Ghilardi, che ho citato prima. L'ex ministro affermava, un grande filosofo che ha fatto il maestro di scuola, lui Ludwig Wittestein, diceva ai suoi alunni quando li vedeva in imbarazzo a parlare, tu come dici questa cosa, Dutzhaus, a casa, a casa tua? Ci sono sempre stati insegnanti capaci di raccordare l'attività della scuola con quello che oggi si chiama il territorio, cioè con le realtà ambientali e familiari, non per bloccare naturalmente. Bisogna sempre dirlo che non è per bloccare e non è assolutamente per far restare questa situazione in modo che non ci siano equivoci, quindi non per cristallizzare le situazioni di disparità, di privazione magari, ma per andare a prendere i ragazzi e le ragazze e portarli verso gli obiettivi standard nazionali, cioè andare e toglierli dalle situazioni di privatizzazione, che sono ovviamente necessariamente differenti. È questo ciò che sta alla base della sua attività ministeriale. A lui, proprio in ragione di quanto detto prima, si deve il compimento del processo di conferimento dell'autonomia alle scuole e del decentramento delle funzioni del Ministero, processo portato avanti dal Ministro Berlinguer che l'aveva preceduto. A lui si deve l'attuazione della legge quadro numero 30 del febbraio del 2000 per il riordino dei cicli di istruzione. A lui si deve l'attuazione della legge sulla parità scolastica e un, impeg e un impegno concreto e programmato e programmatiche in un'ottica interistituzionale per la lotta alla dispersione scolastica, per le politiche giovanili, con il diretto coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, per un'educazione permanente degli adulti che mirasse a realizzare un processo di alfabetizzazione funzionale, per una revisione dell'istruzione e formazione tecnico-professionale superiore, per l'obbligo formativo fino a 18 anni, per rendere maggiormente comunicanti il mondo della scuola con quello del lavoro. E infine, per restituire dignità e riconoscimento alla professione dell'insegnante, da lui come da noi, sempre ritenuta indispensabile per la costruzione dell'identità italiana ed europea. È facile vedere quanta attualità ci sia nel suo operato da ministro, quali impulsi determinanti ha dato nel corso di un solo anno in cui è stato ministro della pubblica istruzione. Il suo impegno civile e la sua determinazione a realizzare una società di protagonismo attivo di tutti i cittadini si evince anche dal suo lavoro più strettamente scientifico, grazie al quale abbiamo oggi volumi del calibro della storia linguistica dell'Italia Unita o del grande dizionario italiano dell'uso, due opere per tanti versi profondamente innovative. Non abbiamo alcuna intenzione di disperdere questa lezione. Vogliamo, da una parte, diffonderla tra le nuove generazioni, dall'altro, Vogliamo darle attuazione concreta da donne e uomini di governo quali siamo, attualizzandola rispetto ai tempi che viviamo ma conservandone la qualità e lo spirito. Uno dei primi dossier che ho avuto modo di studiare appena insediatami al MIUR. È stato proprio il rapporto del 2013 della Commissione di esperti presieduta da Tullio De Mauro per migliorare le competenze degli adulti italiani, un rapporto dal quale emerge la necessità di un'azione di alfabetizzazione permanente delle cittadine e dei cittadini che cominciano a disperdere il proprio patrimonio di conoscenze e competenze appena fuori dalla scuola, secondo quanto si legge dall'indagine. Smettere di leggere, come pure purtroppo accade, come si evince dal rapporto, vuol dire smettere di essere capaci di leggere la propria vita con spirito critico, qualunque sia la condizione economica in cui si agisce. Significa smettere di essere capaci di comprendere, di essere quindi cittadini attivi. È verso questi aspetti che dobbiamo orientare la nostra azione. Dobbiamo mirare a disinnescare tutto ciò che concorre a sminuire e ridurre la nostra capacità di essere protagonisti attivi e consapevoli nella vita civile del Paese. Lo possiamo fare e lo dobbiamo fare, come ci ha suggerito De Mauro, lungo il corso di tutta la sua esistenza, a partire dal sistema di istruzione. Con la buona scuola siamo intervenuti raccogliendo l'eredità di molti spunti dell'ex ministro che ricordiamo oggi, a cominciare dalla reale attuazione dell'autonomia scolastica. Stiamo rafforzando questa determinazione destinando risorse, si tratta magari non troppe ma sono significative, di 840 milioni di euro dei fondi PON, che facciano degli istituti luoghi aperti anche in orario extrascolastico, in relazione e scambio con i territori dove le nostre studentesse e i nostri studenti possono sviluppare, sì, ulteriori conoscenze, ma possono anche consolidare e mettere a frutto competenze che ne facciano effettivamente cittadine e cittadine europei avvertite e assolutamente responsabili. Questo vuol dire interventi sulle cosiddette competenze di base, saper leggere, scrivere e far di conto ma anche su ciò che riguarda l'inclusione di chi è disabile, l'integrazione di chi è straniero, l'approfondimento di corretti stili di vita, lo sviluppo di competenze digitali e tecnologiche, le cui potenzialità De Mauro aveva ben chiare in rapporto con il mondo del lavoro e la sperimentazione di abilità utili nel percorso professionale futuro, senza dimenticare poi anche questo credo che sia in offerta veramente rispetto a Tullio De Mauro delle Olimpiadi d'Italiano che si terranno a Torino in questi giorni e che vedono il coinvolgimento in questa edizione di 1100 scuole e di 57.000 studentesse e studenti. Un'occasione per promuovere la piena padronanza della nostra lingua e attraverso di questa sviluppare vere forme di cittadinanza. Stiamo dando seguito a quanto iniziato da De Mauro anche per quanto riguarda la centralità della qualità professionale del sostegno alle insegnanti. Il nostro impegno per fare del ricordo di Tullio De Mauro memoria viva non si esaurirà. Inaugureremo al Muro una sala che porterà il suo nome affinché anche i luoghi mantengano testimonianza della centralità della sua figura, di ciò che ha fatto per la scuola, certamente, ma anche per tutto il Paese. Lo abbiamo detto, non lo riprendo, un discorso molto importante che ha fatto in occasione. Per Tullio De Mauro Mattarella perché abbiamo già letto il suo messaggio. Comunque, i primi frutti si vedono già nei giorni scorsi. Abbiamo premiato al le vincitrici e i vincitori delle Olimpiadi di filosofia. Il primo premio della sezione italiana si poteva, infatti, fare anche il compito in lingua è stato assegnato a Luca Sgolastra. Lo voglio citare qui: uno studente di Osimo. Che si è trovato a riflettere sul ruolo dei sistemi di educazione e istruzione nella vita di una società democratica proprio a partire dai testi e le riflessioni di De Mauro. Luca scrive nel tema che gli è valso la vittoria: De Mauro affida alla scuola e alla cultura il compito di neutralizzare l'assalto degli spazi sconfinati e soffocanti del potere con le armi di una conoscenza geostorica, di taglio antropologico e critico. Credo che sia. È stato almeno per quanto mi riguarda immagino anche per voi una cosa di straordinaria diciamo così risultato di questi mesi le nostre generazioni hanno consapevolezza della necessità della conoscenza per sfuggire a manipolazioni, ad essere parte attiva della vita dell'Italia dell'Europa e del mondo, sono certa che sapremo accompagnarli in questo percorso di crescita. È un nostro dovere, in continuità con gli insegnamenti che ci ha lasciato chi ha amato il nostro Paese, al punto tale da analizzarlo e sviscerarlo nel profondo per trovare strade di sviluppo democratico e sostenibile nel rispetto della nostra identità e delle culture e dei diritti di tutte e di tutti. Il fare è il fare effettivamente qualcosa per imparare. Queste le parole, questo l'insegnamento di Tullio De Mauro, diamoci da fare tutti. Grazie. Ringrazio la ministra Fedeli per averci raccontato anche queste importanti iniziative legate alla memoria e al nome di Tullio De Mauro e do la parola per l'intervento conclusivo al ministro Dario Franceschini, ministro per i beni culturali. Grazie. Io devo anzitutto scusarmi con, con la famiglia, con i relatori, con tutti voi, con la Presidente Boldrini per il ritardo a cui sono arrivato, ma ho una buona ragione perché arrivo direttamente da Napoli dove è stata conferita la laurea Honoris Causa alla memoria a Totò. E, e, sono, e, sono, e sono certo, e sono certo che, che Tullio De Mauro che ha sempre guardato con grande curiosità alle invenzioni linguistiche di Totò, avrebbe avuto brivido di piacere a chiamare colleghi il principe De Curtis. Eh, I relatori hanno, hanno tratteggiato, prima di me, molto bene la dimensione scientifica, la, la, il contributo prescindibile di una vita intera di ricerca nel campo vastissimo degli studi linguistici. E questo, per questo io vorrei partire da quella che ha rappresentato per me una delle lezioni più preziose di De Mauro, cioè una visione altamente democratica della cultura. Chiunque lo abbia conosciuto sa che nella sua grandezza un intellettuale raffinato e del prestigio internazionale di De Mauro era assolutamente strano a qualunque propensione elitaria, un elemento del carattere certamente. Ma quella generosità e quella semplicità, che sono, sono spesso il tratto dei grandi, era anche in lui la manifestazione di un pensiero fortemente politico, di una visione compiutamente politica. L'idea della cultura come strumento di crescita civile, essenziale per la qualità e per la tenuta stessa del sistema democratico. La lingua come motore di emancipazione, l'abbiamo sentito. Il sapere e la conoscenza come leve fondamentali per superare le diseguaglianze, le ingiustizie, per promuovere la crescita dei singoli e la crescita della collettività. Ed è a questa funzione così intimamente democratica della cultura che abbiamo sempre il dovere di rifarci. Nell'azione eh, che stiamo cercando di portare avanti da, da qualche anno il Ministero dei, dei, dei Beni e delle Attività Culturali, abbiamo sempre cercato di pensare a quella lezione. Non so se ci siamo riusciti. Ma iniziative, per esempio come la prima domenica eh, gratuita nei musei, eh, nascono proprio da questa impostazione: riavvicinare gli italiani al loro patrimonio artistico per portare i cittadini, le famiglie, i giovani a riscoprire la bellezza che li circonda, affinché ciascuno possa non soltanto amarla, ma possa sentirsene responsabile. E quando si fa un intervento in un settore, della cultura si aiuta la crescita anche degli altri. Se una persona va al museo è più facilmente una persona che va a teatro, se una persona va a teatro è più facilmente una persona che va al cinema, se una persona che va al cinema è più facilmente una persona che ascolta musica, se una persona che ascolta musica è più facilmente una persona che legge un libro. E questo è il lavoro più importante che dobbiamo assolutamente fare. Eh, con De Mauro, in particolare nel, nel suo ruolo che ha avuto... Che, coinciso con una parte de del mio mandato di Presidente della Fondazione Bellonci, la collaborazione è stata soprattutto su un tema sul quale non ha mai fatto mancare suggerimenti preziosi, collaborazione, cioè quello della promozione della lettura. De Mauro avvertiva come la politica, spesso condannata a inseguire il presente, all'urgenza del presente, prigioniera de del breve termine, non si occupasse come merita di un tema che è tanto marginale nel confronto pubblico quanto invece è decisivo per il nostro futuro. De Mauro ci ricordava che leggere è faticoso, che non si nasce lettori, e specie laddove non c'è una famiglia, non c'è un contesto socialmente ricco, stimolante, si fa molta fatica a diventarlo lettore. È un tema anche questo, un tema politico, un tema di pari opportunità. Se poi la pratica nel leggere non è costantemente coltivata, curata, incoraggiata, le persone tendono a perdere la capacità di familiarizzare con i testi, perdono pian piano il rapporto con il libro e entrano a far parte di quella categoria, abbiamo sentito anche questo, degli analfabeti di ritorno, cioè di coloro che pur avendo studiato, avendo intrapreso percorsi di formazione, sono privi o carenti dal punto di vista culturale. Un problema, questo dell'analfabetismo di ritorno, che De Mauro ha sempre avvertito con forza, con preoccupazione, spesso oggetto di un suo costante richiamo all'opinione pubblica. Quasi un grido d'allarme. La convinzione è la convinzione che leggere sia indispensabile per la crescita individuale di ciascuno, che sia uno strumento insostituibile per la formazione dei cittadini, cittadini consapevoli, istruiti, capaci di comprendere il mondo che li circonda e di cambiarlo. E anche qui noi dobbiamo provare a onorare il suo ricordo, non solo coltivandolo nella memoria, ma promuovendo delle politiche che incentivino, aiutino l'educazione e la conoscenza. In le paure di questo tempo. Il tempo della globalizzazione, eh, le paure che alimentano i populismi, i nazionalismi sono sostanzialmente paure della diversità, paure dello straniero, paure del diverso. E lo strumento migliore, l'antidoto più forte è aiutare la conoscenza, la conoscenza reciproca. La giornata più, sicuramente, più emozionante di questi miei tre anni di mandato da Ministro della Cultura è stata quando a Expo abbiamo chiamato come Italia. I ministri della cultura di tutti i paesi che erano presenti sono venuti in più di 80, è stata una giornata bellissima di, di confronto: persone, ministri di, di culture diverse, di religione diverse, a confrontarsi sui temi della cultura come strumento di dialogo, della tutela del patrimonio dell'umanità. E abbiamo chiamato a portare il saluto a quel, quel lavoro Umberto Eco, qualche settimana prima che ci lasciasse, e ha usato alcune parole semplici, ma che indicano la strada. Ha detto che dovete essere portatori della conoscenza reciproca. Tutte le guerre del passato, quasi tutti gli odi del presente, le paure del presente, nascono quasi sempre dalla mancanza di conoscenza reciproca, che è quella che va aiutata, che va sostenuta. Questa è una grande sfida, una grande sfida culturale. E naturalmente la lettura è il tema su cui abbiamo lavorato con De Mauro. Presidente del Premio Strega, col lavoro che stiamo facendo con il Centro per il Libro, per la lettura, va in questa direzione. Abbiamo cercato di aumentare i finanziamenti alle biblioteche statali, l'abbiamo fatto, cercato di aiutare le librerie storiche, aiutato gli archivi, partendo da una stagione drammatica di penalizzazione, di tagli, che ormai ritengo superata. Stiamo lavorando con il MIUR, con il Ministero della Salute, anche per promuovere la lettura ad alta voce in famiglia sin dai primi mesi di vita nel reparto di pediatria, fino alla scuola materna, con la collaborazione di pediatri e di insegnanti. Però è evidente che qualunque provvedimento si rivelerà veleitario se non sapremo gettare un seme per formare nuove generazioni di lettori appassionati e motivati. E questa è un'altra forte consapevolezza di De Mauro, che ha attraversato tutta la sua vita da docente, da ministro e anche alla Fondazione Bellonci, quando ha voluto con molta determinazione l'introduzione del Premio Strega Giovani. In fondo ci siamo ispirati anche a lui quando abbiamo fatto un appello, firmato poi, che è diventato un patto con le televisioni che non hanno fatto molto bene alla lettura negli anni passati. Un patto per la promozione della lettura, adesso attorno al quale si sta concretamente lavorando ed è evidente il debito con la sua celebre Storia Linguistica d'Italia, di De Mauro, in cui per primo riconobbe il ruolo decisivo esercitato dalla televisione nel processo di unificazione linguistica degli italiani. Ed è sorprendente, vale sempre la pena ricordarlo, che un'opera così sia stata scritta da De Mauro appena, appena trentenne. E anche per queste ragioni, non soltanto per queste ragioni, la Biblioteca Nazionale Centrale di, di Roma intitolerà la sua sala di linguistica al professor Tullio De Mauro. La più, grande, la più grande biblioteca italiana vuole così ricordare lo studioso, l'eminente studioso, memore anche dell'apporto che personalmente diede nel 1969, in occasione del trasferimento dal Collegio Romano alla nuova sede di Castropettorio, in cui fu data una consulenza precisa, puntigliosa, sugli elenchi di periodici, le segnalazioni bibliografiche che servirono poi negli anni per procedere agli acquisti e alla formazione della raccolta. In quell'occasione stiamo ragionando con la famiglia perché sia donata alla Biblioteca Nazionale Centrale gran parte della biblioteca personale del professor De Mauro a cui si aggiungeranno anche, cosa molto bella, le tesi che lo hanno visto relatore, che verranno trasferite dal suo studio della sapienza. E quindi verrà costituito uno specifico fondo librario che sarà intitolato a lui e credo anche questo sia un modo concreto per semplice, ma per ricordare in modo perenne e per sempre un grandissimo italiano. Grazie. Ringraziamo Dario Franceschini per averci aggiornato anche su queste altre iniziative che confermano la forza di una memoria e la capacità di trasmissione che ha. Ringrazio tutti i presenti per aver voluto partecipare a questo momento d'incontro che siamo certi sarà il primo di una lunga serie. Grazie.